Let's go! Bentornati, ovetti, su Mario più Rabbids, Sparks of Hope! Nello scorso episodio abbiamo ottenuto un nuovo Spark, Artiglio Boss, no, assolutamente no, Avvelena Boss, perfetto! E oggi, dove devo andare? Ah, giusto, dentro questo coso! Perché oggi scaleremo il Monte Zampillo dall'interno ed eviterò quel nemico come la peste, perché non voglio assolutamente fare battaglie random. Ma adesso fammi andare avanti. Oh, bel posto però. Intanto qua rompo questo. Bene, analisi, lo sapevo. C'è qualcosa qui? Dove c'è qualcosa qui? Dice sulla sinistra, quindi mi voglio fidare. Eccole qua, delle scale. Controllo solo, non faremo cose extra, andremo avanti con la storia, ma controllo un attimo. Oh, mamma mia. Vediamo un attimo. Ok. Kamek l'immenso. Corse... Ah, non corse. Cose da Todd a terra... Com'è che si chiama? Terra Flora. Ok, perfetto. E qui abbiamo un'altra cosa. La sfida delle monete blu. Ok, perfetto. Direi di andare avanti e poi di vedere come si evolve la questione. Quindi, eccoci qui. Possiamo scendere. Sì, dobbiamo scendere. Non posso rompere questo, ma a breve, appena vedo esatto questo, possiamo fare... E distruggere tutte quante le spine. Qualcosa qui? Ci deve essere qualcosa qui. Ok. Monete, ma c'è qualcosa. E questo è l'importante. Quindi vediamo un po', Qua abbiamo un'altra piattaforma da far crescere. Quindi cresci, mia bella piantina. E... basta? Devo solo andare avanti? E scendere le scale? Sì. Sono scale? Sono scalini. Ah, questi scalini della marinara erano solamente un orpello anacronistico, ma adesso non lo sono più a quanto pare. Però un attimo, c'è qualcosa qui. Perfetto, rompi e dammi l'occhio. O meglio, dammi l'uovo che poi distrugge l'occhio. Occhio per occhio. Dov'è l'occhio? Ok. Dente per dente. Non posso andare là sopra però, vero? No. Devo per forza usare il tubo per salire e poi lanciare l'occhio. Altrimenti non avrebbe senso. Lì si torna indietro. Perfetto. Qua posso creare un'altra volta un bel percorso. Ok. E ora posso sconfiggere quell'occhio. Perfetto. E andare avanti. Quindi eccoci qui. Ok, non sto capendo cosa dice Rabbid Luigi, ma buon per lui. Ok, vai così. Perché non squilli subito, Bipo? Devo andare in fretta a fare cose principali. Soprattutto se devo andare in quella direzione. Spero che sia la direzione giusta. Oh! Ok, non adesso. Non adesso, Anton. Non adesso. Però un attimo, qui abbiamo... sinistra? Cioè, va bene, lo sblocco, ma solo per il gusto di sbloccarlo. Non abbiamo fatto una missione con lo stesso nome? È possibile che ci siano più missioni con lo stesso nome, però in diversi mondi? Molto probabilmente sì, avrebbe anche un po' di senso. Vediamo qui. Non è illuminato, ma ok, ora funziona, perfetto. Vai qui. Davvero? Ma sto andando almeno nella direzione giusta? Mi sa che devo fare tutto il giro. Sì, devo fare tutto il giro, la gioia. Va bene, ehi gente. Principale, storia. Spero. Puzzle, analisi. Ah no, aspetta, prima questo. Perfetto. Poi non posso farlo dall'altro lato però. Quindi abbiamo fatto una parte. E adesso, se l'analisi funzionasse sarebbe anche meglio. Se non posso andare per di qua, vuol dire che devo andare per... Mi sono un po' perso. Gente, ripeto, questa è la bellezza delle cose in blind. Quindi se non so dove andare, non so dove andare. Devo fare un giro per conto mio e poi decidere come muovermi in questa mappa. Lì no. Ok, va bene. Vuol dire che c'è qualcosa qui, per forza. Abbiamo rotto quello. Possiamo andare lì. Siamo entrati da là sotto però, no? Sì. Oh mamma mia. Bene, io devo perdermi adesso, mi raccomando. Siamo saliti e poi siamo andati qui. Quindi per forza, no? Non posso arrivare da questa parte. Esatto, bisogna scalarlo il monte. Quindi, hey cicci. Allora, vedo una pianta, o meglio un rampicante che ho evocato io. E quello va laggiù, quindi no. La direzione era quella giusta. Spero e credo, spero seriamente di sì. Vediamo. Se questo va qui e questo non mi porta da parti extra, vuol dire che questa era la strada principale. Ok, allora mi sono confuso. Quindi analisi.
Però non ha molto senso il fatto che... Ah! Ora ha molto più senso. Bene. Scendi. E spostiamo questa scatola, questa cassa. Vai. Vorrei usare Edge. È da un bel po' che non uso Edge. Chi altro è che non uso da un bel po'? Non lo so, però voglio usare un po' Edge. Quindi andiamo qui. Devo attivare per forza... quello. Perché lì sicuramente c'è qualcosa. Esatto, non posso ancora andare da quell'altra piattaforma. Che dovrebbe una piattaforma e una barriera, ok. Ma prima o poi... Allora, qui non posso. Quindi vuol dire che... Qua ci deve essere qualcosa, perfetto. Scala tutto quanto. E adesso evoca... Vai. Evoca questo, ok. Ce l'abbiamo fatta, il puzzle è stato risolto alla fine. Bene. Le monete le voglio, non che io le... stia usando così tanto, ma meglio averle che non averle, ok? Scendi. Dimmi che non devo fare il giro. Devo fare il giro. Va bene. Siamo molto vicini, però potevate mettere una piattaforma per scendere un po' meglio. No, eh? Rabbid Luigi, ok. Calmati, per favore. Giusto per 2 millisecondi. Eccoci qua. Ora posso continuare la scalata verso la cima del Monte Zampillo. Molto probabilmente troveremo la Bracca Spark che aveva il... la pianta carnivora che abbiamo visto durante la scena. E ricordo, tecnicamente noi non l'abbiamo vista. L'abbiamo vista in un... meanwhile in the evil lair. Non un... non l'ha vista Mario. Ok, ce l'ho fatta. Intanto, salvataggio. Qua c'è una cosa che non faremo adesso, perché è roba extra. Allora, bot tegaio. Vendi sempre le stesse cose, ma ora posso prendere la chiave. La prendo per sfizio, non andremo adesso ad aprire la zona segreta. O forse sì, dipende da quanto tempo ci avanza dopo la missione principale. Dai, dai. Fermi tutti, cosa c'è qui? Oh, oh, oh. 28? Ne abbiamo 24, potrei anche andare a fare le missioni extra del mondo 3. Per missioni extra intendo il boss segreto del mondo 3. Non lo voglio fare, mi raccomando, però c'è come opzione, quindi. Ok, adesso, qui non ci sarà nulla, vero? Oh, invece c'è qualcosa? Cosa c'è? Cos'è? Un forziere di super funghi deluxe. Cura del 70% i punti vita, quindi grazie. No, niente, niente, ok. E allora direi di fare così e vedere che ci aspetta sulla cima del monte, no? Eccoci qua, non posso andare avanti. Però seguendo questo... Oh, storia finalmente, eccoci arrivati. Spadellata. Oh mamma mia. Beh, Edge farà faville e scintille qui. Idem per colpi a base di vento. Spark nuovo? Dai. No, nessuno spark nuovo. Devo sconfiggere però 17 Goomba rinforzati. Che sono tanti, eh. Vediamo. Oh, mamma mia, ci sono anche loro. Beh, sapete che vi dico? Sfortunatamente Rabbid Luigi è la migliore scelta per questa battaglia. Dico sfortunatamente perché volevo usare qualche altro personaggio, ma... Ahimè. Rabbid Luigi, Edge e Bowser. Non abbiamo ancora skin... Beh... Su di lui avrebbe molto senso, ma non voglio usarla. Ok, perfetto. Le abilità non sono cambiate per nessuno, credo. Ho ragione, direi proprio di sì, perfetto. Per quanto riguarda gli Spark, Folastro servirà un sacco. A quando anche, però ho sbagliato, avrei dovuto mettere Folondo su Edge, perfetto. Mentre Bowser, mi sa che devi tenerti in Nebulacqueo. Perché così almeno spari via i nemici. Non abbiamo sfortunatamente due Folondi. Folastri, scusate, ho sbagliato, non importa. Possiamo quindi cominciare. Edge ha tantissime scivolate, ne ha tipo 4. Devo un attimo ricontrollare una cosa. Tu, va bene, sei ribaltabile, già lo sapevo. Voi dove andate? Non ne ho idea, ma colpire questi qui mi sa che farà bene a tutti. Con l'attacco ventuoso, mi raccomando. Va bene, posso attaccare questo qui e basta. Abbiamo solamente 4 soli lupi. Va bene, here we go. La prima cosa che devo fare è controllare il raggio d'attacco di... Eccoci qua. Di Rabbid Luigi. Ed è proprio per questo che... Vai. Attacco ventoso. La prima cosa che va fatta è assolutamente questa. Sono un po' esposto... ah no, per niente. Ok, perfetto. Quindi così colpisco un bel po' di Goomba. Rotolate via. Ventoso. Ventoso, ventoso. Vi ricordo, il vento funziona.
Un po' come il bagnato, per spingere via i Goomba. E infatti ne abbiamo già sconfitti 4. Senza difficoltà. La cosa più bella è questa. Gioco. Ah, giusto, posso muovermi. Vediamo. Edge, solo Edge. Cosa puoi fare tu adesso? Perché potresti andare vicino a quelli lì. Potresti anche attirarli. Ti ho dato apposta il coso. Potresti fare delle scivolate. Oppure, ancora meglio, potresti colpire quel Goomba. No, quel Goomba. No, ok, perfetto. Per poi colpirli tutti. Mi piace come idea? Assolutamente no. Prima muoviamo Bowser. Bowser, non mi piace molto. No, lo posso fare, lo posso assolutamente fare. Perché guardate un po', dovrei riuscire ad avvicinarmi abbastanza. Splish. Ok, da poter almeno sconfiggere un altro Goomba rinforzato. Ok, ho sbagliato. Ho ancora il Goomba in mano? Mi sa che ho ancora il Goomba in mano, vero? Sì, ok, lancialo giù un attimo, Bowser, perfetto. Perché così posso supportare Edge. Ed è la cosa principale che voglio fare, quindi vediamo. Forse potrei addirittura fare un'altra cosa proprio con Bowser. Bowser, scambiati un attimo con Edge, grazie. Adesso, quanti ne puoi colpire? No, quanti ne puoi colpire? Potresti colpire lui, ma non faresti niente. Potresti colpire il barile, che colpisce tutti. Fallo. C'è un motivo, mi raccomando, c'è un motivo. Loro rimbalzano via. Il Goomba è laggiù. Poi, vai. Rabid Koopa Sapiens. Non abbiamo l'elemento fuoco, perché vi ricordo è possibile abilitare l'elemento fuoco sui Rabid Koopa Sapiens, però non l'ho fatto. Da notare che possono scendere, cosa che non sapevo, altrimenti non l'avrei usati, ma pazienza. Ora scendono tutti quanti, perfetto. La gioia più totale. Ah, va bene, me la sono anche io cercata, eh. Poi vediamo, devo arrivare laggiù. Per arrivare laggiù devo fare un bel salto, team. Dai, Edge, ce la puoi fare. Benissimo, ok. Ora, Folondo. No, niente Folondo. Potresti però comunque fare una scivolata. Ah, eri bagnato. Whoops, va bene, pazienza. Adesso Folondo, però. Colpisco tutti. Qual è la raggiorazione di questi barili? Ah, colpirebbero anche me, vero? Sì, con l'acqua poi. Non è una bella cosa essere colpiti con l'acqua. E allora niente, faccio una bella scivolata e attacco i nemici da qua. Allora, un'altra scivolata. Un'altra scivolata. Qui sono abbastanza protetto, che ci crediate o meno. Questo vuol dire che, così, anche se non lo sconfiggo, posso comunque prepararmi con il contrattacco. Ok, e appena si muove, ciao. Eccolo lì. Provi a salire e sali. Ma non mi puoi colpire. Oppure colpisci Bowser e basta. Contrattacco attivo. Contrattacco, perfetto. Eccoci qui. Tu adesso usi un altro contrattacco. Vi ricordo solamente due contrattacchi possono essere fatti per solilupo, insomma, a turno nemico. Quindi se ci sono 70 solilupi, solo due possono fare contrattacchi. Non so perché, è una limitazione un po' strana, però ha senso, in effetti, quindi grazie. Allora, vediamo un po'. Siamo un po' messi male se non scelgo cosa fare. Prima cosa, Bowser, puoi colpire qualcuno, puoi colpire lui e sconfiggerlo. Conviene che tu lo faccia? Sì, perché così almeno sconfiggi il solilupo e lo distruggi. Bene, non ti potrai muovere, ma almeno così Edge può muoversi e fare tante belle cose. Non poche belle cose, tante belle cose. Il vento li spingerebbe giù, perfetto, quindi andiamo giù. Ok, spero che il vento funzioni. C'è un'altra piattaforma, perfetto. Proprio questo volevo io. Dovrei forse fare una scivolata per aumentare il mio range. No, non serve, ok. Folata di vento. Spingili lontano. Ventoso, funziona, dai. Venite giù. Quanti sono caduti? Non lo so. Però siamo messi abbastanza meglio di prima, quindi vai. Ora vi prendo e vi tiro di sotto. Finché lo posso fare lo faccio, ovviamente, mi raccomando. Un'altra scivolata. Ne restano solamente 7. 7 è la misura massima, bla bla bla. Ok, eccoci. E ti lancio. Non voglio salire. E non voglio che loro salgano, quindi resterò qui. Ah, fregato. Ora però deve scendere lui. Beh, qual è il problema? Abbiamo Evanesco. Posso fare letteralmente quello che mi pare. Quindi Evanesco time. Non c'è più. Il video funziona? Sembra di sì. Ok, scivolata. Ne ho solamente una, ricordo. Oh no, ci arrivo, vero? Ok, perfetto.
Non succede niente se provo ad attaccare qualcuno. È inutile indebolirli. Mi metto dove mi pare, quindi passo il turno. Bowser, non puoi fare niente. Sì, passo. Vai. Eccoli lì. Appena raggiungo quella zona, perché rimbalzeranno via da soli. Cosa fai? Non puoi fare niente, vero? Esatto, non puoi fare niente. Dai, guarda, più lontano vanno quei Goomba, meglio è per me, perché aumenta la possibilità che poi Rabbid Luigi possa fare questo. Esatto! Proprio questo volevo io. Ma siamo invisibili, non ci possono vedere. È inutile farlo quando posso fare così, per poi fare una bella scivolata, prendere entrambi, lanciarli giù. Ok. Quando è vero che è possibile fare una cosa, non bisogna per forza fare quella cosa. E infatti boom baby. 1, 2, 3, 4. Esplosione bagnata. Andate giù, perfetto. Tu rimani a pochissimi punti vita. Figuratevi se non rimaneva a pochi punti vita. Bowser potrebbe scendere. Potrebbe fare una bella cosa Bowser, sapete? Perché facendo così non posso fare scivolate sul... No, ok, perfetto. Sul barile intendo. Intanto ti prendo, ti lancio. Se cominciassi a volare, lui non può vedermi. Bellissima cosa, guarda. Non mi può vedere. Questo però vuol dire che posso, volendo, provare a spostarmi qua. Non vedermi. Ok, perfetto, guardate. Eccoci qua. Koopa Sapiens, attivate il contrattacco. Oppure non fate niente. Abbiamo vinto, eh. Devo solamente colpire loro due. E non è per niente difficile. Abbiamo Edge che può muoversi dove le pare e piace. Edge, scendi tu. E finiamo la battaglia? Sì. No, guardate, so che è uno spreco, ma abbiamo finito. È meglio attirarli verso la pozza, che poi... Ah, giusto, mi mancava mezza scivolata, perché non posso fare due scivolate, vero? No, non si possono fare due scivolate su un Goomba ribaltato. Quindi abbiamo vinto, da notare, il danno è 420. Ah! Battaglia completata. E muovo la telecamera. Mal di testa! Se non c'è un tentacolo di Oscutiferio, io andrei ancora più avanti. Perché ricordo, il problema è che i tentacoli potrebbero essere due battaglie in una. E non voglio che lo siano. Quindi devo stare attento per quello. Però, vediamo fino a dove riesco ad andare avanti. Anche perché ieri abbiamo fatto un bel po' di missioni extra. Quindi ora vedremo che altro fare. Dove sto andando, scusate? Nella direzione giusta, almeno? Sembra proprio di... No. Ah, giusto, però devo andare comunque qui. Sì, perché abbiamo attivato il coso. Lì intanto c'è la moneta blu. Ah, va bene, lo posso... No, sì, la faccio. Mamma mia, la mia mania di cose extra quando sono brevi. E vi ricordo, ieri abbiamo finito una missione in un turno. Cosa bellissima per me, ovviamente. Oh, mamma mia. P-switch, 3, 2, 1. Via. Ok, vai. Non corriamo troppo. Attiva il P-switch, lo sapevo che serviva. Ok, prendi le monete, tutte quante quelle blu. Gira questo qua. Ok. E ovviamente altre, quindi vai, clicca. Non era troppo di... No, no! Non era troppo difficile, ma... Ok. Non era troppo difficile e infatti ce l'ho fatta. Oh, mamma mia. Le monete blu mi danno un'ansia perché ogni singola missione a tempo mi dà un'ansia. Però dipende, ok? Quando c'è un timer c'è un problema. Quando ci sono determinati turni da fare la battaglia, invece no. Perché non è per niente complessa come cosa. Ah, ok. Vediamo fino a dove riesco ad arrivare con la storia. Abbiamo fatto tutto quello che volevo fare qui. Quindi si va avanti verso la cima del monte Zompillo. Dai, e lo dico io. Oh, tu non vedermi. Tu non hai visto niente. E io non ho visto quelle monete perché non mi servono. Ok. In before c'è qualcosa lì di iper nascosto, di iper utile. Cos'è quel coso? Cos'è questo? Recupera. Tornado. Appoggia. Ah, è per bloccare il flusso dell'acqua. Ok. Questo vuol dire però che devo bloccare il flusso da altre parti dell'acqua. Tipo qua. Ok, nuovo puzzle, a quanto sembra. Beh, prima di tutto posso andare qua sopra con il coso? No, ok, come al solito non è possibile andare avanti con questo coso in mano. Quindi, tu ti muovi, evochi quello, un attimo, fammi fare un giro perché
Se c'è un puzzle, meglio farlo bene il puzzle. Vediamo, ora devo spostare questo qui. Però devo prima disattivare quello. Quindi vuol dire che devo prima essere io là sopra. E infatti c'è un coso. Ah. Ah. Ok, sì. Tonks, guarda prima di fare robe, grazie. Perché qui posso prendere delle scale. E se prendo delle scale, posso rompere questo. Posso rompere questo. Rompere questo. Grazie. Ed eccolo là. Poi, vuol dire che questo lo posso abbassare, vero? Per forza. È un puzzle che si fa per forza così. Esatto. Quindi tu puoi andare qui. Devo trovare un modo però per spostare l'altro, vero? Sì. Ah, eccolo. Eccolo qui. Quindi ce n'era un altro, perfetto. Ora lo posso appoggiare? Appoggiare? Sì. Facciamo un giro strano a quanto pare. Forse non abbiamo tempo. Non importa, più avanti arrivo meglio è. Ah, però, Anton, se non lo attivi. Sì, io lo so, ogni tanto mi chiamo da solo Tonks. Ogni tanto mi chiamo da solo Anton. È uguale, è una cosa che faccio spesso anche nella mia vita normale. Che ci crediate o meno, chiamarmi Anton, non chiamarmi Tonks. Ok, poggia. Ok, così funziona, perfetto. Adesso Posso? Non posso? Non ha senso. Avrebbe senso potessi farlo. Ce la faccio. Lo so. Aspetta, posiziona. Ok. Non lo posso spostare. Dall'altro lato, magari. Come fare ad andare... Aspetta. Aspetta. Ah. Ah. E allora perché ho fatto tutto questo casino io? Perché esiste questa cosa? Boh. Perché l'ho fatto scendere poi? Ah, devo attappare tutti quanti i cosi. Ok, adesso ha più senso. Ok, adesso ha molto più senso. Se riesco infatti ad attappare tutto quanto, dovrei riuscire ad andare avanti perché quel coso si romperà, probabilmente. Lì intanto c'è una missione, che bello. Ok, perfetto, la faremo. Vai qui. Attappato tutti e due. L'acqua continua a scorrere, vedo. Questo vuol dire che me ne manca uno, vero? Aspetta, non siamo ancora stati qua. O sia la parte giusta. Perché qui, analisi. Analisi? No? Ah, si scende e basta, ok. Beh, se lì devo andare qui, direi che intanto posso appoggiare questo, attivare questo. Ok, adesso ha molto più senso. Perché lì devo appoggiare questo. È una pietra, vero? È una normalissima pietra. Qua c'è qualcosa però. Ah, ah, ah! Chi volevi fregare, tu? Esatto, nessuno. Beh, intanto scendiamo e facciamo... il robo qui, con la scatola intendo, quindi vai. Se questo puzzle non serve per andare avanti mi arrabbio, mi raccomando. Oh, che sto facendo? Sì, ok, perfetto. Ho sbagliato un attimo perché mi ero leggermente confuso. Da... No, ho fatto bene, ho fatto bene, ho fatto bene. Ho fatto bene, ho fatto bene, ho fatto bene. Ok, dovevo solo prendere questo e metterlo qui allora. Ok, bene. Non riusciremo a fare un'altra missione, ma ci avvicineremo a quella missione. Ok, adesso cambia. Questi bellissimi puzzle. Io adoro i puzzle, vi ricordo, eh. Eccoci qua. Adesso posso invertire la scatola e l'altro. Posso anche camminare sull'acqua? Lo so, mi sono sentito dopo mentre lo dicevo. Però se funziona, non mi lamento. Permesso. Bowser, sei un po' ingombrante. Ok. Mi prendere questo. Attappo questo. Oh, se non serve per andare avanti. Se non serve per andare avanti. Okay. Oh, ops. Fermo, ok. Ce n'era un altro, vero? Era tipo qua dietro, l'ho visto prima. Era tipo qua dietro, l'ho visto prima. Perfetto, ok, abbiamo finito. Abbiamo seriamente finito. Ci ho messo un po', ci ho messo un po'. Non mi piace molto la voce di Rabbid Luigi come leader, però. Ah, vabbè, qual è il problema? Eccoci qua. Abbiamo fatto, abbiamo assolutamente fatto. Devo solo cambiare questo. Salire le scale e appoggiarlo sopra il getto d'acqua. Ok, da notare è più forte il getto d'acqua. Sì, ok, quindi avevo assolutamente ragione. Bisogna attappare i buchi per far sì che... Molto anticlimatica l'esplosione, ma va bene lo stesso. Ok, eccoci qua, vediamo. Qua si va. Oh, boy. Il tentacolo di Oscutiferio blocca la fonte di Monte Zampillo. State molto attenti. Secondo i miei calcoli, la pressione raggiunta dall'acqua è come una...
Sono felice di sapere che hai imparato a utilizzare idee astratte per la comunicazione, Ginny, ma non ci servono metafore ora. Bene. Quindi, non potremo comunque finire questa missione. Perché ovviamente, indovinate un po', non conviene farla adesso, perché saranno sicuramente due missioni. Tu sei tipo spruzzo. Ok. Allora, abbiamo il tempo di fare, mi sa, qualche cosa veloce, vero? Che non siano queste. Mi sa che l'unica che posso fare seriamente... Ah! Intanto Cacciaio Spanti la vado a prendere. Non sapevo neanche ci fosse, altrimenti l'avrei fatta. Potrei andare a fare l'indovinello di Terra Flora. Intanto, grazie mille della missione, la andremo a prendere più tardi. Oppure, ancora meglio... al posto dell'indovinello, che mi richiederà sicuramente un sacco di energie, perché hey, è un indovinello, andiamo a fare la zona segreta, così prendiamo anche un nuovo Spark, di cui non so niente, perché ripeto, questo è un let's play in blind. Eccoci arrivati, zona segreta. Nuovo Spark arrivo! Magari è anche necessario per battere il boss di questo mondo, eh? Cosa ci manca a noi? Intanto... Ok. Oh! Eccolo! È lui, vero? Sembra di ghiaccio. Sì! Finalmente! Lo Spark scivolata di ghiaccio. Cominciamo. Allora, è un puzzle. Perfetto. Se è un puzzle, mi va più che bene, vai. Tu vai verso il basso, quindi devo per forza fare così. Dovrai per forza alzarti più tardi, quindi ti alzo. Se abbasso questo, vado laggiù. Non posso abbassare ancora questo, mi raccomando. Posso però andare qua dietro e controllare che cosa c'è. C'è questo, che cambia il percorso. Oh mamma mia, un po' complesso lo è, sapete? Devo un attimo controllare bene se riesco a individuare dov'è esatto quella. Quindi potrei... Oh mamma mia, c'è una scatola da portare giù, vero? Dov'è? Là. Quindi quello è messo bene, ho messo bene tutto. Devo solo spostare la scatola, ok, perfetto, la scatola già l'ho raggiunta, quindi. Nice, neanche a farlo apposta, eh. Scatola, vai giù. Perfetto, se la scatola è laggiù, vuol dire che posso andare a prenderla. Vero? Dove deve andare la scatola un attimo? Perché se non vedo dove va, è un po' un casino. Potrebbe scendere, vero? Se scende, c'è una piattaforma là sotto magari? Sì, immaginavo, perfetto. Per farla scendere però vuol dire che devo per forza trascinarla per di qua. Quindi quest'altra piattaforma deve essere giù. O su, è uguale in effetti. Questa però deve poter scendere. Non può scendere con noi addosso però. Beh, intanto lo faccio. Ok. Adesso. Perfetto, ok, ok. Neanche a farlo apposta, ripeto, ma sta andando abbastanza bene. Eccoti qui. Devo solamente portarla qui. A meno che non c'è un altro pulsante da premere, ma ne dubito fortemente. Eccoci qua. Bene. Ora devo solamente portare quella cosa da qualche parte. Non ho visto neanche io dove, quindi... Sì, ce la faccio anche io, caro, ma dove la porto? Se devo fare un taglio, ripeto, non ho problemi a farlo, ma vorrei davvero tanto evitare. Qua possiamo salire. Dovrei ricontrollare un po' la mappa, E si allunga un po' il video perché ho deciso di ricominciare questo puzzle. Come si fa? Premendo più e poi affronta di nuovo la zona segreta. Perché però lo sto ricominciando? In maniera molto sintetica, ho fatto tutto bene. Però non avevo visto che qui c'è un altro coso da tenere premuto, quindi dovevo continuare a portarmi la scatola appresso insieme a quell'altro coso per sbloccare quella specie di viticcio oscuro. Quindi ho fatto bene, ma tecnicamente ho fatto male perché ho scordato una parte del puzzle. Chiedo scusa, non avevo visto niente, ma hey, se è dietro un cubo, come faccio a vederlo? Non lo so neanche io. Ora però possiamo passare. Abbiamo già spostato giù quello. Sì, perfetto, quindi. Io da qui, se non sbaglio, ho spostato prima il cubo di sotto. Ma non è un problema perché ora posso tirarlo. Sì, lo so che ho allungato un po' il video, ma... Pazienza, sono cose che accadono.
Stessa cosa di prima, ripeto, Bowser, sei un po' ingombrante. Ah, giusto, mi avete detto nel frattempo: ehi Tonks, ma se il gioco lo chiama Bowser, perché continui a chiamarlo Bowser? Sono completamente abituato a chiamarlo Bowser e quindi lo chiamerò Bowser anche se è Bowser. Pazienza, chiedo scusa. Comunque, eccoci qua, fine qui. Rabbid Luigi, perfetto. Avevo fatto tutto quanto alla perfezione, però ovviamente bisogna sbagliare all'ultimo secondo. Eccoci qua. Da notare però che quando ricominciate il puzzle, intendo, non ci sono più le animazioni di "ah, hai mosso per la prima volta questo coso dal bottone o sul bottone", quindi non c'è più lo zoom tattico sulla barriera che viene tolta. Permesso, per favore, ok. Quindi ora dovessi spostare questo vicino a questo coso, perfetto, potrei... Bowser, allontanati, per favore. Ok, grazie, teletrasportati anche, se vuoi. Qual è il problema? Posso anche fare così, per poi fare così. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non è niente di complesso, ma a quanto pare devo complicarmi la vita. Quindi eccoci. La scatola può andare qui. Deve continuare a salire ancora un po'. Idem per quest'altra chiave quadrata. Quindi vai qui. Posso poi... No. Ok, appoggia, grazie. No, appoggia là dentro, grazie. Ok, ora posso fare così. Si sollevano. Per poi spostare tutto quanto qui sulla sinistra. In realtà è una destra. Stessa cosa, ma al contrario. Ok, bene. Quindi, se tu sei qui e io mi muovo e ti riprendo, posso mettervi qui. Bene. Sollevarvi? No, non serve affatto sollevarli, assolutamente no. Posso intanto attivare quello. Ecco, devo togliere questo viticcio per quello. Ora, così. Eccoci qua, visto che adesso ci passo. Perfetto, tu spostati. Abbiamo risolto, mamma mia. Dovrei però in realtà tenere quella pietra un po' dove si trova già adesso. Quindi la metto qui solo per sicurezza. Oh, mamma mia. Non metterò mai più Rabbid Luigi come leader del team. Mi dà troppo fastidio. Preferisco molto di più Edge. Potevo cambiarlo off camera? Sì, ma non l'ho fatto. Eccoci qua. La prova che avevo capito come funziona. Però, ovviamente. Allora, adesso, se tu, mio coso, vai qui, posso appoggiarti qua sotto. Posso sollevare questo. Posso poi muovere questo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto così tanto per fare questa roba. Non ho ancora finito, vero? No, abbiamo finito, perfetto. Perché da qui posso spostare questo. Ho dimenticato una cosa, no. Vai. Eccolo lì. Finalmente non c'è più quel coso. E quel coso ci serve, tolto, per poter scendere e andare qui. Quindi attivo questo, attivo quest'altro. Deve essere attivo, non lo so, ma preferisco farlo. Sì, deve esserlo. Perché da qui posso poi attivare i ponti. Attivare i ponti. Ok. Spostare questo. E voilà, sono mondi che desidero lo spark scivoloso del ghiaccio. E adesso, eccolo qui. Cryogeddon, non è lui. Dannazione! È quello che fa la tempesta di ghiaccio attorno a voi. Mi avete trovato, è da un pezzo che cerco di uscire da qui. Io è da un pezzo che cerco il tuo collega. Però non importa, abbiamo un altro spark del ghiaccio. Questo è l'importante. Non è che io ho già la scivolata di ghiaccio e sto dicendo cose strane, quando in realtà abbiamo già quello che mi serve? Un attimo solo, perché mi è venuto un dubbio ora. Questo è intorno a noi, perfetto. No, non ce l'abbiamo ancora. Ok, va bene. Prima o poi lo prenderemo però. Allora, nella prossima parte di Mario più Rabbids Sparks of Hope affronteremo il tentacolo di Oscodiferio e quindi anche il boss del mondo 4. Uno dei boss del mondo 4. Intanto mi curo. E see you next time, baby!